seconda parte di Sardegna Verde, raggiungiamo nuovamente il cuore di Modolo. Buongiorno Daniela, buongiorno Renzo, dirigente dell'associazione Borghi Autentici d'Italia, per 3 mandati sindaco di Galtellì, ancora in consiglio comunale, giustamente. Il ruolo dell'associazione nel promuovere borghi straordinari come quello che oggi ci ospita Renzo? È un ruolo importante, è un modello di sviluppo forse alternativo al tradizionale che caratterizza, diciamo, i comuni e gli enti locali. È un modello che coinvolge le comunità, che valorizza le produzioni tipiche, che valorizza la qualità urbana, ma soprattutto mira a riuscire a creare nella comunità quella cultura dell'ospitalità, soprattutto nelle realtà come Modolo, che hanno una vocazione anche a destinazione turistica. I sindaci Renzo dei piccoli paesi, Galtellino un esempio, si aggrappano un po' alle tradizioni, nel caso di Galtellì grazie ad Eleda, insomma, sì, sì. Percorsi culturali che spesso i sardi non percorrono, perché andiamo a spendere, lo dico sempre, i soldi altrove, non conosciamo la Sardegna. In questo senso l'associazione rappresenta un veicolo di l'associazione proprio, come diciamo, stimola la comunità proprio a valorizzare tutti quegli aspetti che sono stati, come si dice, in qualche modo trascurati. Spesso e volentieri non siamo consapevoli dell'importanza che abbiamo anche in un semplice prodotto che noi, come si dice, produciamo in occasioni particolari, le sagre paesane, durante le feste dei novenari e altri aspetti importanti, e sono autenticità di un borgo che spesso la comunità in qualche modo trascura. Ecco, noi abbiamo, come si dice, questa missione di valorizzarli perché rappresentano un punto di forza. Grazie Renzo, grazie Daniela che è la segretaria tecnica, giusto, dell'associazione. Approfondiamo questo discorso con il sindaco di Modolo. Cultura e anche lingua per valorizzare questi territori e per convincere i nostri giovani a investire anche economicamente in questi borghi. Anche il comune di Modolo, al pari di tanti altri comuni in Sardegna, che vuole resistere, vuole confermare la propria identità anche per il futuro, è partito facendo una scommessa riguardo al proprio passato, riscoprire il proprio passato, riscoprire le proprie tradizioni. Ha fatto per questo uno studio sull'abito tipico della nostra comunità, sia quello maschile che quello femminile, lo ha riportato in auge, ora lo presentiamo ed ecco ciò che ci identifica nel passato e che ci vuole anche rappresentare per il futuro. È un paese appunto che vuole sopravvivere mantenendo anche la propria capacità di conservare la lingua nell'idioma locale. E su questo quindi siamo investendo tantissimo come amministrazione comunale. La scorsa settimana a Ozieri abbiamo conosciuto i dolci di Peano, i cioccolatini, anche con il miele di Davide Brisi, e voi state facendo con Bricco la Davide anche per valorizzare altri prodotti del nostro agroalimentare. Abbiamo degli alimenti splendidi in Sardegna, perché non farli comunicare? In questo caso abbiamo 2 esempi concreti, uno con il maître chocolatier Michele Peano e uno con Mac Formaggi di Mac Omer, con cui facciamo una crema di formaggio fuso. Parliamo del vostro miele, Davide. Sì, volentieri. Non è la prima volta che ci vediamo, per cui l'azienda nasce a metà degli anni 80 e in questi anni abbiamo cercato di fare un percorso che ci consentisse di valorizzare queste nostre produzioni. Questo è quello che noi realizziamo, siamo i fornitori principali di miele nelle principali strutture, più esclusive strutture della Sardegna, e non ultimo quest'anno abbiamo vinto il Food Awards, che è una manifestazione, la prima edizione a livello regionale, che va a premiare proprio le specialità divise per categoria merceologica. Il miele più particolare, è difficile per lei magari individuarne uno, ma se dovessimo azzardare, qual è quello che di quale si identifica di più? Sicuramente il corbezzolo, il miele di corbezzolo è un miele raro, è un miele unico nel mondo. Non abbiamo solo questo genere di miele che valorizza la Sardegna nel globo, il cardo e lo sfodello sono degli esempi concreti, abbiamo tanto margine per poter fare una bella figura e noi cerchiamo di farla fare alla Sardegna. Davanti al municipio andiamo incontro Ottore, buongiorno. Buongiorno. E intanto qui c'è tutta la sede, noi siamo qui. Sì, più o meno al numero 20. In Planargia. Cosa rappresenta, Ottore, questa cartina geografica della Sardegna? Questa cartina geografica della Sardegna, secondo me, rappresenta la Sardegna nelle sue regioni storiche. Praticamente perché sto preparando dei progetti per le scuole a livello didattico, dove io penso di riuscire ad entrare portando nelle scuole il puzzle, facendolo ricostruire dagli alunni, ovviamente in seguito avendo anche un poster gigante dove ci sono i bronzetti nuragici. Allora praticamente ipotizziamo che la Dea Madre sia stata ritrovata nel nuraghe a Sumi, dove si trova in Planargia. Io mi naturalmente andrò ad individuare la Dea Madre, la disegno sulla Planargia, tiro fuori il tassello ed è un pezzo in più per il puzzle.
sono oggetti che penso siano utili veramente per i bambini, perché naturalmente unendo la teoria alla pratica, gli alunni magari possono costruire direttamente loro disegnando il puzzle della Sardegna sul legno, sulle tavolette, e per di più aggiungendo anche i bronzetti nuragici per avere uno stimolo in più per le... Ovviamente di queste dimostrazioni ne ho fatto a Samugheo 2 anni fa in occasione della mostra del tappeto. Tore presto sarà protagonista anche di una mostra a Londra. Ci dica 2 cose rapidissime su questi oggetti che arrivano tutti da un albero di quercia. Questi oggetti arrivano tutti da un albero di quercia, che ho realizzato dei mobili, come ben vedete. Buongiorno Simone. Buongiorno Emanuele. Questo Michele Malvasi anche per te. Grazie. Oggi non so se riusciamo ad arrivare alla fine della trasmissione, Simone, perché è un giro continuo. Allora, parliamo di latte, parliamo di latte ovino e di questo progetto vostro per cercare di dare stabilità al prezzo del latte. Più che un progetto è qualcosa che noi abbiamo voluto proporre, che Regione con tanti altri soggetti hanno cercato di attivare, cioè creare un organismo come già è stato creato in Francia, che vada a governare le dinamiche del latte. Fondamentalmente il modo in cui si produce, cosa produrre, in base alle richieste del mercato. Stiamo parlando dell'interprofessione, qualcosa che abbiamo chiesto da tanto tempo e adesso stiamo giungendo a termine, al riconoscimento di questo importante strumento che serve per, non tanto per tamponare magari gli sbalzi di mercato, ma per cercare di orientarlo perché non vi siano questi sbalzi. Sicuramente è uno strumento questo utile e indispensabile, ma non sufficiente, perché dobbiamo pensare insomma a tutta una serie di problematiche. Questo sicuramente andrà o dovrà essere affiancato da un consorzio di secondo livello che noi abbiamo già proposto più volte, che vada a raggruppare le cooperative perché, anziché diventare concorrenziale tra di loro, affrontino insieme e aggrediscano il mercato. Cooperative, tra l'altro Simone, che mi pare trasumino più o meno il 60% del latte ovino. Esatto, infatti ho parlato delle cooperative che vanno a affrontare il mercato insieme perché detengono praticamente la maggior parte del latte. Oggi noi non possiamo pensare che il mondo dell'industria lo governi questo mercato, non avendo neanche la maggior parte del latte. In qualsiasi tipo di mercato, chi governa il mercato o chi comunque riesce a orientarlo è chi possiede le maggiori produzioni. Perfetto. Allora, bocca al lupo per tutto, e a proposito di Malvasia, è davvero un simbolo del territorio. Malvasia è cultura, Malvasia è promozione della planaggio. Approfondiamo. La Malvasia di Bosa è cultura, infatti la nostra vigna è frequentata da molti, molti turisti ai quali raccontiamo la storia di Silattari e del territorio. Bisogna tener conto che sono solo 5 i produttori al mondo di Malvasia di Bosa, per cui se volete fare questa esperienza venite a trovarci. Salute. Chiara, questo era una scuola elementare. Sì, questa era l'ex scuola elementare di Modolo, è stata chiusa credo alla fine degli anni 90 e riconvertita in un punto di ristoro in quel momento. Niente, un edificio comunale, noi siamo 2 fratelli di Modolo e abbiamo colto l'occasione, dopo varie gestioni che sono succedute qua, di provarci. Ci siamo messi in gioco e stiamo lavorando. Allora, Chiara, scendiamo da questo bel soppalco nel quale avete realizzato un accogliente angolino del vostro locale. E questa illuminazione me la siete inventata con Bore, così? Sì, questa ci è venuta in mente nel momento in cui abbiamo voluto arredare questo grande spazio e allo stesso tempo dargli dei punti luce che fossero anche un pochino strategici, no? Che illuminassero bene la sala. Chiara, quando è aperto il vostro ristorante? Allora, abbiamo aperto l'anno scorso alla fine di marzo per poter approfittare della Settimana Santa. Insomma, siete aperti tutti i giorni però? Sì, siamo aperti tutti i giorni tranne il mercoledì, che è il nostro giorno di chiusura settimanale. Vi si trova Sardineri sul web, Sì, ci si trova su Facebook, sul TripAdvisor, sui social, ci si trova dappertutto. Sardineri cos'è, un toponimo? È un toponimo, Sardineri è una zona di Modolo che diciamo parte dalla zona del comune e va a salire verso, diciamo, direzione Mago Madas. Vediamo Bore, che poi è suo fratello, a che punto è con quel piatto che abbiamo iniziato sì. A conoscere. Andiamo a curiosare in cucina. La pasta è pronta, bella al dente. Mettiamo anche un po' di acqua della pasta per aggiungere un po' di amido.
Senti Alessandro, intanto ben ritrovato, ha vinto un'altra grande battaglia, ottenere sull'etichetta per esempio del latte l'indicazione dell'origine, così almeno sappiamo cosa compriamo, arriva dalla Germania, va bene, ma lo sappiamo. Un risultato storico, una grandissima operazione di trasparenza, il consumatore che finalmente può andare e sceglie sul mercato il prodotto, conoscendone, pensiamo con la fatta specie al latte, poi in Sardegna in particolare dove produciamo oltre 200 milioni di litri di latte vaccino, su scala nazionale il 67% del latte ovino e quasi il 45% del latte caprino, quindi immaginatevi il nostro produttore sardo che può andare sul mercato e scegliere direttamente il prodotto, conoscendone tutto il suo percorso, direttamente dalla stalla, dall'azienda, seguendo tutto il processo di trasformazione e portare sul suo tavolo un prodotto che conosce alla perfezione. Con un altro grandissimo risultato, indubbiamente, la valorizzazione del brand del Made in Italy e il disconoscimento di quei prodotti che potremmo considerare falsi e che si fregiano di un brand che non gli appartiene. Abbiamo ottenuto anche un altro grandissimo risultato, che è la nostra nuova Coldiretti, grazie anche alla spinta dei nostri giovani, con lo sgravio degli oneri previdenziali per le nuove imprese agricole, parliamo degli under 40, che potranno quindi avere dei benefici con dei ritorni economici e una maggiore competitività sul mercato regionale, nazionale e anche estero. Quindi Alessandro, l'occasione per favorire concretamente questo ricambio generazionale e per sostenere il ritorno dei giovani in campo. Ma noi ci crediamo assolutamente, il nostro mondo, il mondo agropastorale, il mondo soprattutto qua in Sardegna è in assoluta crescita, in espansione, la Coldiretti punta esclusivamente e mira a far ottenere quanto più possibile redditività e comunque competitività alle nostre nuove imprese. Grazie Alessandro, buon lavoro per tutto. Grazie. Torniamo in cucina dove credo che il nostro amico Salvatore, il nostro amico Bore, abbia quasi completato, anzi, ha completato il piatto. Sentiamo. Allora, i nostri spaghetti sono pronti. Vi ricordo velocemente la ricetta. Un filo d'olio, un'acciughina per aggiungere sapidità, gli scampi precedentemente salati e pepati e poi naturalmente la malvasia DOC invecchiata. Bore e Chiara propongono questo piatto in abbinamento con una malvasia di Bosa DOC invecchiata. Eccola qui, da Modolo è tutto. Grazie a Marco Massida e Angelo Palla. Grazie a voi amiche e amici che ora, se vorrete, potrete seguire su Video News di Telegiornale. Noi ci ritroveremo con Sardegna Verde domenica prossima, saremo tra Olmedo e Alghero e visto che la trasmissione è finita posso concedermi un goccio di malvasia di Bosa a denominazione di origine controllata. Buona settimana.